Ce l'abbiamo? No, direi di no. Direi... Ecco. Eccola qua. Un applauso alla presidente del PNR, Maria Chiara Carrozza. Buonasera. 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 E ci scusiamo subito perché per un attimo poi quando rivedrà la trasmissione a un certo punto è apparsa un'altra donna leader politica, è apparsa la Meloni a un certo punto, quindi chiediamo subito scusa, e non era satira in questo caso. E allora buonasera, complimenti anche per la locandina sull'armadio. Sì, è la stanza del mio figlio. È la stanza del figlio. E questo la dice lunga sulle condizioni della ricerca in Italia, diciamo, no? Cioè, la presidente del CNR è costretta a collegarsi dalla stanza del figlio, che è una stanza bellissima, e va da Arancia Meccanica ai Clash, quindi esatto, diciamo una stanza particolarmente aggressiva. E, ok, ma veniamo a noi. Intanto è un piacere incontrarci dopo tanti tweet ai tempi del Ministero della Pubblica Istruzione. Esatto. No? Lo ricordo. Io ancora li ricordo. Quei racconti dei viaggi da Pisa a Roma guardando il mare a destra e quelli di ritorno da Roma a Pisa guardandolo a sinistra, giusto? Era mare a destra, mare a sinistra, esatto, esatto. Era bellissimo vedere il ministro della pubblica istruzione che ci diceva dove stesse il mare. Comunque la geografia era sempre una materia importante. Ma vedendo a noi, fatti i complimenti, la domanda che faccio adesso è... da Presidente del Consiglio Nazionale della Ricerca, in un momento che stiamo vivendo ormai da più di un anno in cui la ricerca, la scienza è sempre stata importante, ma diciamo che è l'unica forse speranza che ci è rimasta, alla quale ci appigliamo per uscire da questa situazione. E qual è la sua opinione su quel che è stato, sull'importanza della ricerca, ovviamente dato il ruolo, e anche su un certo scetticismo comunque che in questo periodo c'è stato e continua un po' ad esserci, tante discussioni in corso. Come si pone la Presidente del CNR in questo preciso momento storico? Allora, io mi pongo con una grande fiducia nel futuro, perché credo che la scienza ci potrà salvare. E penso che dobbiamo investire ovviamente di più nella ricerca, ma anche avere, come dire, un orizzonte per la ricerca che sia legato un po' ai nostri obiettivi di sostenibilità. A me piacciono molto gli obiettivi cosiddetti di sviluppo sostenibile, no? Quindi una scienza che lotta contro la fame del mondo per produrre il cibo per tutti, che lotta contro le pandemie, non solo quella del Covid, ma anche quella di Ebola, che è stata un'epidemia insomma molto aggressiva, o di altre cause che hanno portato insomma a questi problemi legati a virus o a malattie contagiose, oppure una scienza che ci dà l'acqua pulita attraverso strumenti innovativi, insomma che ci ha dato la possibilità di vivere così a lungo. Allora io credo che noi, oltre all'eccellenza scientifica che sicuramente dobbiamo perseguire, dobbiamo anche porci insomma una missione di aiutare l'umanità a salvarsi, perché in questo momento l'umanità ha bisogno di questo. Allora, un'altra cosa di cui diciamo prendo spunto dalle discussioni di questo periodo, in particolare di queste settimane, dove si parla di diversi vaccini a disposizione, di quelli più richiesti paradossalmente da chi va a vaccinarsi, da quelli più temuti, da quelli fermati, è un momento che da una parte di grande liberazione, appunto lo dicevamo prima, dall'altra di grandi timori, grande incertezza. Il CNR è un istituto pubblico, quindi la ricerca ha la portata e a beneficio di tutti, soprattutto per il bene generale di tutti quanti. Però a questo periodo, diciamo, il sospetto, che è più di un sospetto, è un dato abbastanza oggettivo di tanti, è che si stiano facendo soprattutto gli utili dei privati, insomma, che ci sia una certa ricerca del profitto che c'è sempre stata, diciamo, ma che soprattutto le cosiddette big pharma, di cui si parla spesso e che appunto non sono un pettegolezzo ma sono un dato di fatto, stiano approfittando, ecco, della situazione di forte necessità da parte del mondo di un vaccino per aumentare i propri profitti. In questa settimana, tra l'altro, il costo, se non sbaglio, del Pfizer è aumentato ulteriormente, poi ci sono i sospetti sui vaccini che vengono bloccati, perché vengono bloccati, la concorrenza, e vorrei capire appunto qual è la sua posizione in merito a questo rischio.
Allora, io penso, insomma, la prima cosa che vorrei dire è che in questo momento parlo un po', insomma, da professoressa, mi perdonerete per questo, ma i vaccini sono una tecnologia abilitante, cioè sono uno strumento che ci consente di sopravvivere, di vivere, di tornare a prosperare economicamente per noi, oppure di salvare la vita in continenti come in Africa, dove non ne parliamo mai, ma penso che abbiano il problema anche lì della sopravvivenza rispetto a questa pandemia. Quindi una tecnologia abilitante ha sempre dei contenuti fortemente scientifici perché proviene dalla scienza. Se non investiamo nella ricerca fondamentale per svilupparla, non riusciremo mai a averli, ma anche dei contenuti geopolitici importanti perché diventa, insomma, uno strumento anche di un po' di conflitto, di scontro. E anche per chi crede nell'uguaglianza come me, di uguaglianza, nel senso io la mia prospettiva è che i vaccini dovrebbero essere garantiti a tutti come un diritto umano, perché se siamo in grado di produrli dobbiamo fare in modo che siano accessibili. Io sono un bioingegnere, proprio da un punto di vista del proprio credo professionale, sviluppa una tecnologia che deve essere accessibile. Non ha senso un risultato scientifico che è accessibile solo a pochi. Deve essere accessibile a tutti. Ma il terzo punto è che però serve la ricerca fondamentale, e quindi si sviluppa solo dove c'è la competenza, la ricerca, i laureati e l'infrastruttura, ma poi serve anche produrlo. E non possiamo negare che se non investiamo nell'infrastruttura per produrlo, che deve essere sostenibile. Quindi io so che parlo in modo ideale, lo voglio dare a tutti, ma serve anche chi comunque sopravvive nel produrlo. Però è compito dello Stato e delle strutture sovranazionali garantire che ci sia sostenibilità per chi lo produce, perché poi sono posti di lavoro, sono una filiera fondamentale, ma anche accessibilità a tutti. Pensare che ci sono dei continenti come l'Africa, per me, insomma, è un po' una sofferenza, perché la scienza e la tecnologia devono essere disponibili. Grazie mille a Maria Chiara Carrozza. L'ultima richiesta, se può sbloccare, no, No, ho accogliere. scherzato, sono stato Già ammesso. fatto. Già fatto? Grazie. Ah, siete ufficialmente amici su Twitter, molto bene, molto bene. Già Grazie ancora e fatto. complimenti. Grazie. E a presto. Grazie, arrivederci. Avevo fatto una